Le tecnologie ricoprono un ruolo chiave nella gestione del diabete perché aiutano, soprattutto nella gestione del diabete tipo 1, a gestirlo al meglio e senza queste tecnologie io ho fatto una parte della mia vita da paziente senza per esempio i sensori, senza quella tecnologia e quelle informazioni che derivano da queste tecnologie, la gestione del diabete è enormemente più difficile. E si aggrava tantissimo il peso che le persone devono sopportare. Allora, le tecnologie, diciamo, ricoprono una parte fondamentale perché dal momento in cui sono state intromesse nel mercato, sono state di un grandissimo aiuto. Prima si basava soltanto su delle foto momentanee delle glicemie. Oggi abbiamo la possibilità di avere un film con queste tecnologie, un film che ci permette di riscontrare tutte le eventuali variazioni delle glicemie, capire i nostri errori, capire dove andiamo bene, come migliorarci e quindi andare meno incontro a quelle fastidiose complicanze che ci rovinerebbero poi il proseguo della nostra vita. La tecnologia oggi è fondamentale perché ci consente di vivere una vita smart, di avere a portata di mano in maniera digitale tutti gli strumenti per gestire al meglio il diabete. Le tecnologie nella terapia del diabete, secondo me, sono state proprio il paradiso, perché una volta messo il microinfusore ti rendi conto di come è più facile la vita, è più leggera, secondo il mio punto di vista. E quindi ti permette proprio di fare tutto, dallo sport a un lavoro più impegnativo, avere più libertà. E la tecnologia insieme alla giusta terapia, alla conoscenza della macchina che usi, al calcolo dei carboidrati è essenziale, perché bisogna confidare proprio su altri passi avanti della tecnologia. Io ritengo che le tecnologie nella terapia del diabete abbiano un ruolo chiave, poiché essendo diabetica da tantissimi anni ho visto l'evoluzione e il crescendo che c'è stato nell'evolversi delle tecnologie e ritengo che oggi si sia arrivati a un livello, di tecnologia molto molto alto che consente una vita pressoché normale.